ancora l'appuntamento del venerdì sera con il futsal femminile, il campionato di Serie D. Atletico Anzio Lavinio in casa, torna sul campo di casa il Mirador per affrontare questa sera il Fiumicino 1926. Tutto pronto Anzio Lavinio che parte da destra verso sinistra, parte proprio in questi istanti il confronto. Un corridoio possibile per Ruzza, poi la possibilità addirittura Aiello, la possibilità per Ruzza, il tiro e c'è il gol, il vantaggio con Ruzza. Riprende a giocare Esposito. Poi viene avanti la fiondata da lunga distanza dalla numero 5 Frattali. Fiumicino, del Fiumicino adesso Aiello dalla distanza, palla non intrattenuta da Luciani. Presa Giulia! Ma viene recuperata subito da Aiello che prova anche la sua fiondata, viene toccata, sporcata la sua conclusione da sinistra verso destra dove c'è Esposito, c'è Morigoni, però la palla subito recuperata, c'è Aiello, la possibilità di depositare la palla in rete. Calcio d'angolo, ancora Anzio Lavinio, Coletta con il sinistro, si ferma, ragiona, poi dal centro c'è Aiello che gli restituisce il pallone, c'è il diagonale da parte di Coletta, Coletta a sinistra, c'è Aiello, si accentra, il tiro, c'è solo il palo a dire di no, una lotta proprio personale con Coletta, il tiro da parte di Frattali, palla che si alza. Sale anche Aiello, c'è la possibilità con Coletta, si gira, Mantese, defilata, c'è Aiello, il tiro ribattuto da Mezzi, Mastro Francesco, sale Coletta, carica il tiro, ci prova, la respinta da parte di Esposito con Ruzza che poi arretra, apre dalla parte opposta dove c'è Aiello che si accentra, c'è il tiro, questa volta non sbaglia. Poi all'indietro c'è ancora Ruzza che va ancora a lottare, lo fa con tutte le sue forze, Todisco, il tiro ribattuto, Frattali al centro, Mastro Francesco, poi la finta, poi la possibilità e la palla depositata in rete, il gol di Marzia Mastro Francesco, fallo laterale, ancora Aiello, il tiro, la deviazione e c'è il gol da parte di Esposito, il tocco, Coletta, Aiello, Mastro Francesco, lo scambio con Aiello, il tiro, è un gioco da ragazzi a questo punto, depositare il pallone in rete, Mastro Francesco, Aiello, Mantese, e prova e ci riesce il gol di Francesca Mantese, anche lei. Recupera comunque Aiello, Esposito è più lesta, ma la palla che torna in possesso di Aiello è il gol ancora di Giulia Aiello. Aiello, Mastro Francesco in mezzo, si gira, attende anche l'inserimento di Ruzza, di prima intenzione, il tiro, c'è ancora una deviazione sempre di Esposito. Ruzza all'indietro, c'è Coletta apre a sinistra, c'è Aiello, ferma il pallone, dopo il terzo tocco prova la soluzione dalla distanza con il gol per Esposito, sale la pressione dell'Anzio, Lavinio con Aiello che poi va a calciare colpendo il palo poi verso Todisco che svirgola il pallone però lo insacca, buon rigori, Mezzi va a recuperare, lancia, punta a questo punto la porta e ci riesce mettendo la palla in rete, Aiello lotta con Frattali ma arriva il triplice e fischio, Atletico Anzio Lavinio batte Fiumicino per 12-0.